Sempre stato un buon rapporto, cosa l'ho seguito e ora non c'è più, si segue con questo, con la Combriccola. Ecco, la Combriccola che organizza sempre questi incontri proprio per tenere sempre vivo il ricordo di Don Felice. Questo è lo scopo. È una giornata questa importante perché richiama veramente tantissima gente per ricordare Don Felice. Cosa ha rappresentato per lei? Ma Don Felice è stato un padre spirituale per tutti, veramente, per giovani e noi, e anche meno giovani. Noi che siamo stati giovani insieme a lui è stata una cosa eccezionale, veramente. Ecco, che cosa ha lasciato in eredità? Diciamo, ha lasciato in eredità tante cose belle, soprattutto lo stare insieme. Essere, diciamo così, semplici, la semplicità fa la felicità. Allora, questa giornata è organizzata dalla Combriccola. Che cosa è la Combriccola, ma soprattutto diciamo, che cosa, quali sono le finalità, qual è la filosofia della Combriccola? La filosofia della Combriccola è un fin di bene, praticamente è un fin di bene, è un ritrovarsi di una storia vecchissima che va da tempi del campeggio, di questi ragazzi che non siamo più ragazzi, però ci fa piacere, ogni mese ci ritroviamo, facciamo sempre una cena e in più una volta all'anno per ricordare il nostro Don Felice ci troviamo qua come adesso. Ci fa sempre piacere perché aumenta sempre le persone. Allora, che cosa vi ha lasciato in eredità Don Felice? Beh, ogni volta si rammenta prende i brividi. Perché ci ricordiamo sempre un qualcosa che lui ha fatto, che ci diceva, poi era una persona molto alla mano, aveva certe mani, sembrava una ruspa, però aveva un cuore eccezionale. Ecco, ogni volta che voi organizzate queste iniziative ci sono sempre più persone, questo vuol dire che nonostante non ci sia più, comunque continua a vivere fra la gente. Era una persona che a Terranova era al centro dell'attenzione, sempre, sempre. Non tutti sanno che in queste occasioni vengono composte delle canzoni appositamente per Don Felice, quindi noi durante il periodo prima della festa ci mettiamo a tavolino, Mario scrive i testi, prendiamo delle canzoni inedite e proviamo, quindi loro ci riunisce tutti in uno studio, scriviamo e chissà che magari un domani riusciamo a fare anche un CD di tutte le canzoni che sono state composte negli anni. Ormai siamo arrivati a quasi 4 o 5 canzoni composte appositamente per Don Felice, quindi ci divertiamo anche in questo, c'è anche questo respiro artistico della Combriccola e mi fa piacere farne parte. E intanto ascoltate questa canzone. Noi siamo qui con te, ancora, ancora. Tu dici tante cose, stasera ancora, sentiamola. E aprirò il mio cuore come pace mundi. Ti ascolteremo ancora come se fossi qui. Ce l'ha insegnato tu, stasera ancora, noi lo sentiamo qua e circa. Vent'anni e forse più, ci tieni stretti tu.
Questa puntata dedicata a Don Felice Francioni termina qui e ci auguriamo di avervi dato veramente una fotografia di quello che ha fatto, che è stato Don Felice per gli abitanti della Penna, ma anche per gli abitanti di Terra Nuova Bracciolini. A me non resta altro che ringraziarvi per averci seguito. Un ringraziamento va al cameraman Franco Salucci e noi ci vediamo fra 7 giorni quando Terra di Valdarno vi parlerà di un altro angolo di questo territorio. Arrivederci a tutti. Terra di Valdarno è stata consigliata da Tiberio Wine, viticoltori dal 1831. La preziosità del terreno, la professionale selezione dei vitigni, l'affinamento in piccole botti di rovere forniscono ai vini dell'azienda i profumi tipici del terroir valdarnese, come d'antica tradizione. Tiberio Wine in località Gropina, frazione Penna 116, a Terra Nuova Bracciolini.